Ciao bello, sono Loridis e siamo su Analisi Replay, ma non degli iscritti. Siccome è l'episodio 100 e c'è stata la finale dell'LCS, ho aspettato un po', così l'episodio 100 veniva con la finale delle NRG contro Renault, Vitality, Scrapkill, Fairy Pick e Kaido, dall'altro KRG, Justin e Turbo Pulse. E la guardiamo dal punto di vista di Justin. Così, poi qualche azione magari la vediamo dall'alto. Quindi, ricorda che finale dell'LCS... c'è un'ansia assurda per ogni ragazzo, il gioco è abbastanza veloce, GGWP. Quindi, torniamo un po' indietro, e questo è importante, tutto quello che ha fatto Justin qua. Quindi batte, vede il boost degli avversari, va a togliere il boost all'angolo, e questa è una di quelle situazioni che in ranked portano alle madonne, perché che succede in questi casi? La maggior parte delle volte chi è in porta esce per questi palloni, ma chi è in porta non può arrivare su questo pallone, quindi è meglio farci andare l'uomo che sta rientrando. Ed è quello che fa Justin, andando a bloccare il tiro di Scrubby, anche perché Turbo era abbastanza morto. Ovviamente tutto dipende dalla posizione in cui si è, però in quel caso doveva andarci Justin perché Turbo non ci arrivava. Il gioco è veloce, il più vicino ad andare sul pallone, che è una cosa in rank che deve portare confusione. Poi ne parliamo, se ne parlare meglio, questo è un discorso che va affrontato in rotazione e lo andremo ad affrontare dopo. Qua abbiamo un bel tank, Justin rientra secondo palo, aspetta il tocco di Turbo Pulsa. KRG prova a passarla in aria, Justin va su, vedi come va immediato, non gli frega niente, va subito, perché sa che può andarci lui, non è rischiosissimo, c'è l'uomo dietro eventualmente, va subito, deve essere veloce. In questo momento sono pari, quindi chi vince questa partita ha vinto la finale. Non l'avevo detto prima, però è stata una bellissima finale, devo ammettere. Qua aspetta il tocco di Kaido, si va a saltare, quindi fa andare il terzo e lui rientra in rotazione. Quando il pallone è inutile, sai che non ci può arrivare, ruota e va indietro. Sto cercando di più che di analizzare, di guardare, cioè chiedere consigli utili. Qua cerca di togliere il boost, non riesce, quindi cerca di rientrare. Va per il boost da 100. Qua non gli serviva prendere i boostini e andare verso il secondo palo, perché aveva due uomini già sul pallone, due suoi compagni. Quindi aveva il tempo di andare sul bustone. Qua ci sono. Vedi qua che è successo. Là mi sta impappinando. Qui Kaido può andare sul muro direttamente e lanciarlo. Infatti Justin non si è lanciato sul muro, perché se Kaido l'avesse fatto sarebbe stato comunque superato. In questo caso Kaido aspetta il pallone giù e la prof il contrasto. Là ci sta, ma poteva riuscirci. Qua va di nuovo per il boost da 100, quello grande. La senti l'ansia, la vedi l'ansia, eh? In una situazione normale probabilmente avrebbe preso i bustini e sarebbe stato vicino all'azione. Con l'ansia invece della finale ha pure sbagliato questo easy aerial. Come vedi, prova ad andarci all'inizio, vedi c'è Turbo e scende subito più velocemente che può. Questa è una cosa che è abbastanza ovvia ormai dopo anni di gioco, però meglio puntualizzarlo. Questo è un buon tentativo, c'è overcommit del suo team, quindi non può avanzare troppo. Avanza anche un bel po', sinceramente, anche troppo all'inizio, poi se ne accorge e torna indietro. Prende tempo, ruota e aspetta il passaggio al centro. Qua lascia andare Turbo. Come vedi aspetta, cerca di capire cosa vuole fare Turbo, se vuole andare in solo o no. E poi appena vede che l'ha persa, cioè prova ad aiutarlo, perché poi Turbo è andato per il bump, penso. Fammi vedere. Sì, ha superato il pallone per bumpare. Dietro c'è Garrett col doppio tocco, parato da Kaido, bella parata. E qua Justin non fa altro che mantenere la pressione. Con quel tocco pensa soltanto a non farli ripartire e a tenere la pressione in attacco. Li ha boostarvati, quindi non c'è il boost da 100 all'angolo. Rimane in posizione. Come vedi qua non torna e fa ruotare, che qua è inutile. Sai, Garrett è al centro, quindi lui rimane sulla sua posizione. Questo è un bel passaggio. Kaido lo legge, Fairy Pick lo segue benissimo. Garrett è sotto il pallone, quindi blocca la rotazione di Justin. Meno male che Turbo è dietro, riesce a recuperare. Cioè riesce a spazzare. Turbo taglia, può fare una buona azione. Qua non intercetta il passaggio, non vuole farli passare. Questo è un bel passaggio di Turbo Pulsa. E qua è Justin da solo, 1-1 contro Scrapkill. Air bump, demo, air dribble bump e via. Questa purtroppo è una situazione di 1v1. Cioè purtroppo, questa è una situazione di 1v1. E quindi Scrapkill ha deciso cosa... doveva decidere una cosa. Justin ha fatto il triple bump, che è una delle mosse più difficili da andare a parare o andare a difendere.
e si è ripresa nel popò. Bel passaggio anche i turbo lì. Bus da 100, va subito sul muro appena il compagno viene saltato. E vedi come la spazza. Non la spazza verso il centro. Avrebbe potuto farlo, però ha visto Scrub anche là sull'angolo, quindi non ha voluto fare un tocco troppo forte. Poi si è sbagliato, non lo so. Però era intelligente anche non lanciarla troppo forte, perché già c'era Scrub pronto e sarebbero ripartiti subito. Beh, magari ha sbagliato, perché comunque l'ha lasciata troppo vicino alla porta. Però l'idea iniziale secondo me ci stava. Questo è un bel passaggio, Turbo è pronto, Garrett è là. È bellissima azione parata da Fairy Pick. Sono state belle partite, vatte a rivedere che sono su Twitch, sul canale di Rocket League, che sono state veramente tutte belle. Passaggio, tiro, Kaito prolegge. Come vedi qua Justin è abbastanza difensivo, perché non ha uno spazio adatto. Cioè non trova lo spazio in cui infilarsi, perché là non serviva a salire. Sono dei salire per forza, vedi che non c'è lo spazio adatto, vedi che le azioni degli avversari sono pericolose. Se è difensivo non è per niente male. Ed è anzi la cosa giusta da fare. Qua per il boost da 100. Come vedi i bustini li sta ignorando completamente, perché l'azione è talmente veloce che gli interessa il boost da 100. Cioè è l'ansia più che altro, perché è una partita normale, probabilmente farebbe più attenzione anche i bustini per stare in una posizione migliore. Come ha fatto ora? Qua è stato tranquillo. Ho preso quel bustino, gli serviva per fare l'azione, la parata in quel caso. E qua già un bel po' che non ha 100 di boost. Come vedi qua ha missato un paio di bustini e quindi si trova in difficoltà. Questa ovviamente è l'ansia dell'RLCS. Perché qua aveva il tempo di prendersi due bustini e andare in posizione. Viene demolito e penso gli faccia anche comodo per il boost che aveva. E mi sa che Kaito poi pure sbampat. No, Scrub ha distrutto lui. E Kaito è andato a bampare Garage in porta. Sì, e Garage è riuscito comunque a pararla più o meno. Poi viene tankato 1v1 a 30 secondi dalla fine. Battuta vinta. Anzi, penso pensa persa apposta dagli NRG. Perché perdere la intervitare è molto utile. Hai possesso palla. Qua segue il pallone, prova il dunk. Va avanti per una boost. Il boost che dopo l'ha preso sul suo angolo, quindi non ha neanche quello. Qua mi sa che ha tagliato. Però è stato bravo Turbo dietro di lui a non... Sì, non è che ha tagliato, Turbo è respawnato lì. Però se ne è accorto e ha fatto andare Justin. Come vedi, l'uomo dietro si accorge dell'uomo avanti, perché capita l'overcommitment, e lo fa andare. Cioè non c'è bisogno di impuntarti e dire vado pure io in questo caso. C'è lui, faccio andare lui. Anche che è spawnato lì. Quindi la rotazione è stata spezzata in quell'istante. Entra sul secondo palo, come vedi. Entra sempre sul secondo palo, come vedi. O quasi sempre. Poi che abbiamo? Contrasto, Fairy Peak, che il fa un tocco abbastanza leggero per non farli ripartire. Continua a seguire il pallone. Dribbla abbastanza tutti, Garage passa già al centro. Arriva Justin e puffola! E questo segna la vittoria dell'NRG. Finalmente vincono la finale. Se lo meritavano i ragazzi, se lo meritavano. Ora vediamo anche perché dopo l'azione di Fairy Peak in solo loro hanno preso gol così velocemente. Qua Fairy Peak ha fatto un'azione abbastanza in solo e se ne è saltati due. Quindi mancava soltanto uno con gli avversari. Che dopo è pronto a seguire con l'azione di Fairy Peak. Viene demolito. Invece, Scrubby, che ha fatto? Prende il boost da 100. Va in avanti. Viene preso alla sprovvista al passaggio. E poteva farci poco. Poteva farci veramente poco. L'unica cosa è rimanere in difesa. Il fatto è che sotto anche la demolizione al momento giusto. Magari ha avanzato troppo, però lo puoi dire perché vedi l'azione. Cioè, vedi cosa è successo ora. Più che altro Fairy per saltare Justin ha lasciato un clear troppo forte a Garrett. Diciamo che questi sono stati gli errori del momento. Poi ovviamente quello che è successo, poi andare a dire errore è anche un po' troppo esagerato, perché hanno fatto un'azione, non è riuscita. E il regine ha approfittato velocemente e hanno segnato. Ora so che più che un'analisi è stata una mini telecronica con qualche accorgimento,
però ci tenevo a far vedere la finale perché è stata veramente bella. Detto questo, spero ti sia piaciuto, ti sia servita. Fammi sapere cosa ne pensi tu della finale, se sei contento che abbiano vinto in regia oppure volevi vedere vincere i Vitality. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. I just can't